E poi oggi vi parleremo dei cartelloni dei gelati, come vi avevamo preannunciato. Ci scusiamo se con questo video l'audio si sentirà male, ma siamo in una stanza enorme, completamente vuota, quindi è possibile che si senta l'eco. Ecco. Un'altra cosa che vi volevamo dire è che noi prendiamo spunto da questi cartelloni per parlarvi dei gelati, ma questi cartelloni sono abbastanza nuovi. Sono questo del 2010. Poi abbiamo questo del 2011 e poi abbiamo quest'altro del 2012. Ne abbiamo anche altri due che erano complementari a questi, di cui vi parleremo dopo. E avevamo anche quelli del 2015 relativi all'Expo, però non li abbiamo portati perché ci sembravano troppo moderni. Troppo moderni! Abbiamo deciso di non fare la storia dell'Algida, perché se volete la potete trovare su Wikipedia, ma parleremo soltanto dei gelati. Allora, anche perché quello è interessante, il gelato dell'Algida, che me ne importa? Di quelli più famosi. Naturalmente uno dei must dell'Algida è il Magnum. Magnum è un nome che viene dal latino e vuol dire grande, infatti l'inventore nell'89 aveva deciso di fare un gelato che era diverso da tutti gli altri, cioè era più grande, aveva una crosta di cioccolato più spessa che quindi lo facesse essere diverso dagli altri. Ci sono riuscite. In Grecia e in Romania non si chiama Magnum, ma si chiama Medium. Magic. Allora, il primo Magnum ad essere stato prodotto fu quello classico, nel 92 ci fu la variante con le mandorle, nel 93 quello white, nel 94 il cono e quello al caffè che non ci sono più, nel 2002 quello biscotto che potete vedere sandwich e che ce l'abbiamo sia nella versione 2010 sia in quella 2011. Sia in quella 2012, ma adesso non c'è più. Poi c'è nel 2001 la barretta, queste barrette che a me non le ho mai mangiate, non mi ispirano, che ci sono anche negli anni successivi. Qui c'è anche white chocolate and nuts e white chocolate and nuts. E poi c'è nel 99 quello double che adesso non c'è più, però dove il double sta qua? Sì, io l'ho assaggiato, ma per me era veramente troppo perché cioccolato non ce l'ho fatta. E nel 2007 quelli Temptation, non so se vi ricordate, non mi ricordo l'anno, lo potete leggere su Wikipedia, c'erano anche quelli dedicati ai sette vizi capitali, io li ho mangiati tutti, ma c'erano certi che io non lo so, come lo chiamano, la fragola, oddio, con lo yogurt, no. Allora, quelli con lo yogurt stanno ancora. In questi cartelloni era proprio a vedere quelli speciali, c'è ad esempio il Magnum Gold, che c'è stato solo nel 2010, che aveva una copertura dorata, poi sempre nell'anno dopo quello al pistacchio, che è stato lanciato solo nei supermercati e poi invece venne portato nel negozio. Nel 2012 invece c'è quello allo yogurt, come è quello Temptation Fruit. Ah, adesso parliamo del cornetto Algida. Ah! Il cornetto è un gelato iconico di questa azienda. Credo che questo era il 50° anniversario del cornetto. E adesso siamo al 60°. Eh sì, perché 1960-2010. Come la pubblicità adesso, se la vedete in televisione, è la canzone classica del cuore di panna. E quindi il cornetto è proprio il nome di questo gelato, ma l'hanno ripreso molte marche. Adesso questo tipo di gelato si chiama cornetto. Forse non sapete che il cornetto è nato nel 59 in Italia da una pasticceria di Napoli che si chiamava Spica, che poi venne acquistato nel 76. I primi cornetti, oltre a quello classico che come conoscete tutti è panna sopra cioccolato e granello di nocciola, furono quello del 79 che si chiamava Olimpia con un cuore di fragola, nel 99 quello al cacao che poi l'hanno rifatto in vari modi perché c'era pure quello sbagliato, non mi ricordo l'anno, nel 2002 quello Royal che era più grande, mi ricordo al cappuccino alla marena, nel 2010 c'è il cornetto Enigma. Quindi questa è la prima volta che è uscito il cornetto Enigma. La differenza rispetto a quello classico era che questo era più morbido e quindi voleva imitare quegli accrocchi che stavano in molti bar, stabilimenti e gelaterie che facevano il cornetto soft. Io l'ho provato a prendere qualche volta, ma a me non mi è piaciuto perché... Perché se no ti cagavano nel cornetto. Oltre all'aspetto che non era più importante, era morbidissimo. Quindi era praticamente sciolto e costava proprio tantissimo, costava
Tu ti ricordi, po'? Non mi ricordo quanto costava, però costava. Io prendo sempre il Royale alla Marena. Io il cappuccino. Allora, negli anni dopo il soft venne riprodotto in altri, gusti, poi c'erano sempre quelli classici, più o meno, quello al cocco, alla Marena. E poi qui nel 2012 ce n'era uno speciale, pure i cornetti hanno fatto quelli speciali, non erano i peccati capitali, non mi ricordo, però pure quelli che ho provati tutti. Scrivete solo nei commenti se vi ricordate che E se non vi cornetti. ricordate non fa niente. Ok, un altro gelato di cui vorremmo parlarvi è il Solero. Il Solero venne lanciato nel 94, in Italia arrivò nel 95, in Iran si chiama Salar. Il Solero classico è esotico, quindi è frutto della passione, però c'era anche quello a mirtillo. Ah, il solere frutti erotici. A me piaceva, anche se aveva un sapore un po'. Troppo chimico. Però fuori è tipo ghiacciolo e dentro è un Gelato. variegato gelato. Ok, e adesso diciamo Ma parliamo. scusa, ma ci siamo dimenticati il Solero Shots. Ah, mi sono scordata il Solero Shot, infatti l'unica variante del Solero è quella del 99 che si chiama Solero Come Shot. l'unica? L'unica variante del Solero, c'è scritto su Ma Wikipedia. va, che poi sono usciti i ghiaccioli, vedi questi? Ma non sono Anche questi. Solero. Sì che sono Solero, vedi? Sono Solero Fruita! Anche nel 2012 c'erano. Sì, Solero Shot erano delle palline dentro un contenitore che Sì, pure che non poi alla mi fine non ricordo. uscivano mai le palline, Ma io non l'ho perché mai uscivano mangiato. sempre dei tocchi. Quello che mi interessa di più a me sono i gelati Revival che da un po' di tempo a questa parte li continuano a fare. E allora, questi sono il cremino che è stato proprio il primo gelato dell'Algida, che mia mamma continua a chiamare pinguino perché mi sa che un'altra marca si chiamava pinguino e c'ha fuori una ricopertura di cioccolato e dentro è la panna. Un altro classico è il Mamma, il croccante croccante quando è ne ho buono. mangiati! Mamma, quando ne ho E dentro c'è mangiati! la marena, quello classico, se no qualche anno annata l'hanno fatto anche col cioccolato. È buono perché fuori ci sia la granella, ci sono anche dei mini, come si chiamano Le quelli? No, no, praline, le praline, le quelli sono meringhe. delle mini meringhette. Poi c'è, lì posso vedere il Magnifico che io non avevo mai mangiato fino a quest'anno. Vi faccio vedere che nel 2010 costava, 1,70 euro. pagato ben 2,50 euro. È buono perché il Magnifico era un cono enorme con tanti gusti Vabbè, già dal buoni. 2010 al 2012 il croccante è salito di 10 centesimi. E ci sta un buon cioccolatino, la cioccolata, c'è lo zabaiolo, le gocce di cioccolato, cioè, è come se vi mangiate tanti gelati, però 2,50 euro insomma. Va bene, e l'anno dopo hanno deciso di rimetterci anche il blob, che ho visto su internet e non mi ricordavo male io. Il blob, oltre che era più piccolo rispetto a quello che si vende adesso, dentro aveva lo zabaione, non aveva ancora cioccolato al latte, perché dopo che lo mangio un po', a me mi sembra che c'è troppo cioccolato al latte. Boh, assaggiato quello mio perché non riesco mai a Oddio, io non è che finirlo. amo tantissimo il cioccolato, però sì. E poi nel 2012, oltre il blob, il croccante, il cremino e il logo classico dell'Algida, che c'era scritto classici, hanno rimesso anche la Coppa Rica. Io la Coppa Rica l'avevo sempre un po', diciamo, messa da parte, Invece ma la sbagli. Coppa Rica è veramente ricca e buona Coppa Rica è perché, tanta roba. sì, perché dentro c'ha anche Le le meringhe. meringhe!